La definizione ufficiale della marcia. Un piede può essere alzato solo dopo che l'altro è sul terreno. Percorrere 50 km in questo modo è difficile. Tokyo 1964. Abdon Pamić. Una maratona iniziata in Istria. Abdon Pamić. Immagini che fanno veramente venire i brividi. Credo che quel gesto, che sembrava quasi di stizza ma che era di grande soddisfazione, lo avrà visto e rivisto tante volte. Conosciuto lo sport fra i profughi, come si vive? Ecco, come si diventa campioni partendo dall'Istria e soffrendo tanto per arrivare ad alto livello? Ma diciamo che le vicende sono separate. Io quando sono uscito di casa, praticamente scappato, ho varcato la frontiera clandestinamente insieme a mio fratello, avevo 13 anni. Non facevo sì dello sport così, e la mia aspirazione era diventare un pugile, perché mio zio aveva una palestra e io vivevo in mezzo sempre ai pugili, ero praticamente la loro mascotte, andavano in palestra, vedevo. A tempi nostri c'era un campione olimpico dei pesi gallo che si chiamava Ulderico Sergo, e quindi eravamo tutti tifosi di questo pugile. Poi avevamo una serie di altri pugili importanti. Abbiamo scoperto che Berruti voleva diventare un saltatore in alto, Abdon Pamić pugile, insomma, vabbè, andiamo avanti. Poi sono in Italia, quando sono arrivato a Genova, a un certo momento pensavo di fare il nuotatore, perché nuotavo moltissimo, ho detto faccio il nuoto, però non si è mai presentata l'occasione perché... Non c'erano le piscine? Non c'era l'organizzazione, qualcuno che ti diceva vieni a farlo, puoi venire qua, non c'era niente, ecco. E la scuola non si faceva sport, e quindi ho fatto l'intrapresa della marcia per caso, perché mio fratello, che studiava medicina, prima di medicina, ha conosciuto un giavellottista dell'Amatori di Genova, il quale gli ha detto vieni con noi in palestra, facciamo la preparazione invernale, eccetera, e ha cominciato a fare la marcia. Di conseguenza io, quando un insegnante di educazione fisica mi ha visto, mi ha detto come ti chiami Pamić? Io voglio fare la corsa. Dice no, fa la marcia. E così ho cominciato. Due lauree, psicologia e sociologia, applicate allo sport. Questo però significa che la passione non è mai scemata, anzi. No, anzi, mi sono sempre cercato sempre di aggiornarmi in tutti i campi e poi approfondire questo aspetto qui. Ho fatto master di psicologia, quindi dello sport, e ho anche praticato presso alcune federazioni. Ecco, io tanto per cominciare la chiedo scusa perché l'ho mandata a Torino al posto che sì, a Tokyo. Ecco. Vabbè, comunque, a prescindere da un po' più vicino, sì, esatto, per comodità. Però a proposito della psicologia e della sua passione per lo sport, la marcia ha qualche significato recondito? È lunga? È faticosa? In qualche modo un modo per superarsi? Ma penso che prima di tutto ci vogliono delle motivazioni e anche una predisposizione anche psicologica. Il velocista non avrei mai potuto fare, sia come mentalità che come qualità fisiche, no? Non ho le fibre bianche che c'ha Berruti. Sono tutto rosso, ecco. E allora Vittorio Roggiolani, presidente del comitato provinciale Fair Play per il diploma di ambasciatore, e Fabrizio Caneschi per la targa in oro. Buonasera, eccoci qua. Vittorio Roggiolani, Fabrizio Caneschi, la nostra hostess per la spilla del Fair Play, fotografi e cameraman per Abdon Pamić, oro, e due volte campione europeo della marcia 50 km 62 e 66.